Buongiorno, in questo video voglio raccontare come si può applicare un'iterazione in C++, quindi come si possono utilizzare i cicli in C++. Prima di tutto includo le librerie e in questo video voglio fare vedere qualche esempio in cui utilizzare un ciclo. Int main. Le iterazioni sono di due tipi. Sono iterazioni definite o indefinite. Cosa cambia? L'iterazione definita sappiamo quante volte viene svolta, cosa si utilizza il ciclo for. L'iterazione indefinita è un ciclo in cui non sappiamo quante volte sarà svolto, continueremo a ripetere il ciclo fino a che una determinata condizione non sarà soddisfatta. Ciclo while o ciclo do while. Per esempio, un'iterazione definita con il ciclo for potrebbe essere utilizzato ad esempio in questo esercizio, quello che voglio provare a fare, cioè quello di visualizzare i primi n numeri naturali, dove n è inserito dall'utente. Quindi dichiaro una variabile int n, poi chiedo all'utente di inserire il numero. Cin n. Dopodiché io voglio visualizzare i primi n numeri. Quindi cosa faccio? Posso fare un ciclo for. Nel for ho tre parametri. Il primo indica l'inizializzazione, dichiarazione e inizializzazione della variabile contatore che servirà nel ciclo, perché questo ciclo è chiamato anche ciclo a contatore o ciclo enumerativo. Quindi questa variabile, in questo caso i, si può utilizzare la variabile che si vuole, serve per scorrere il ciclo. Secondo elemento si mette la condizione, cioè quella tale per cui si continua a ripetere il ciclo oppure no. Ultimo elemento si mette l'incremento, i più più. Cosa voglio fare? Io voglio visualizzare i. Questo è un esercizio molto semplice. Adesso lo vado a compilare, perché come vi avevo già accennato in un video precedente, io utilizzo un altro metodo di sviluppo, quindi devo compilare, inserisci un numero, 10, e mi fa vedere i primi 10 numeri naturali, quindi considerato anche lo 0. Se non vogliamo considerare anche lo 0, possiamo far partire i da un 1. 10. Per considerare anche n dobbiamo mettere minore o uguale. Ok, così i primi 10 numeri naturali vengono visualizzati uno sotto l'altro. Vediamo invece come utilizzare un ciclo while. Voglio per esempio in questo caso calcolare il massimo comune divisore, utilizzando però una strategia un po' più intelligente, cioè quella dell'algoritmo di Euclide. Avrò quindi bisogno di due numeri, num1 e num2, che chiederò all'utente. Quindi cout inserisci un numero handle per andare a capo, cin num1, poi copio, cout inserisci un numero, cin num2. Io andrò ad applicare un ciclo while. Un ciclo while è un ciclo a controllo in testa. E cosa, quale sarà la condizione? La mia condizione sarà che il secondo numero è maggiore di 0. Su cosa si basa questo algoritmo? Sul calcolo delle divisioni, quindi sull'utilizzo dei resti. Perché noi andremo a fare una divisione tra un numero e l'altro, quindi il primo numero diviso il secondo, otterremo il resto e aggiorneremo i numeri in questo modo. Al primo numero daremo il valore del secondo e al secondo daremo il valore del resto. Quindi applicando iterativamente questo processo, noi riusciremo a ottenere il massimo comune denominatore. È un algoritmo un po' più efficiente. Quindi per fare ciò è necessario avere una terza variabile, resto. Il resto è sempre intero, quindi non c'è bisogno di un numero float. Quindi, come vi dicevo, io dichiarerò il resto uguale a num1 per cento num2, che è l'operatore che mi calcolerà
calcola il resto di una divisione. Dopodiché al numero 1 assegnerò il contenuto della variabile numero 2 e al numero 2 andrò a segnare il resto. Alla fine fuori potrò fare un cout, il minimo comune divisore vale num1. Proviamo ad applicarlo e vedere se funziona. Quindi provo a mettere 28 e 16, mi aspetto che il massimo comune divisore sia 4. Quindi cosa è stato svolto? La prima volta ho fatto 28 per 116, quindi il resto sarà 1, sì, la divisione sarà quoziente 1, il resto 12, quindi il resto sarà 12 e il numero 1 diventerà 16, quindi sarà 16 e 12. Dopo farò 16 diviso 12 farà 1 con il resto 4 e dopo sarà 12 e 4. 12 e 4, quindi il resto dopo sarà 0, quindi la condizione non è più verificata e dentro num 1 è stato inserito, copiato il valore 4. Quindi in num 1 alla fine avrò il risultato e in num 2 avrò il resto che sarà 0. In quel caso vuol dire la divisione non ha prodotto resto, quindi vuol dire che sono uno multiplo dell'altro. Tornando invece all'iterazione, in questo caso il controllo è in testa. Invece nel do while il controllo è semplicemente in coda.